Vabbè, peccato, questo lo volevo portare a premio, ne manca solo uno. Proviamo questo mono White Angeli, dai. Abbiamo giocato prima quello Selesnya. Adesso possiamo giocare questo. Non so se questo ce la fa. Secondo me ha le stesse fragilità dell'altro. Proviamo. Proviamo. Cioè, in generale, i giochi. Allora, ragazzi, dovete capire, quando farmate su Arena, i 2500 gold servono solo per scambiarli con le gemme. Perché in quella maniera lì riuscite ad avere le gemme per comprare la Mastery, ok? Poi, in realtà, non è che vi serve farmare all'infinito con il gold, dovete farmare con le gemme, poi. E lì ci risparmiate tantissimo. Se la carta viene disturbata, che carta? Disturba è quello che ti riporta la creatura dal cimitero, no? Cinebones. Esatto, Luca. Esattamente. Esattamente. Ma è giusto, giusto. E viene esiliata. Non capisco la domanda, Terminator. Certo, c'è scritto nella meccanica disturb. Scrocchiamo terra, non ci ha fatto danno. Vai. Ah, ok, quindi c'è una meccanica in più nel mazzo che dicevi prima. Ok. Adesso mi fai un altro di questi, no? Vai. Bomba cricchetto? Bomba cricchetto fastidioso. Stiamo veramente pescando una quantità di terre, ragazzi. In questi giorni, che dire imbarazzante è poco. Vabbè, pesco 2, guadagno 4. Vai. Eccoci qua. Questa va tolta. Vai. Quindi Valchiria. La seconda volta che ci fanno di end contro il mazzo Angeli, eh? Non la gioca un cazzo di nessuno quella carta qua. La seconda volta che ce la fanno. Boh, cerco terra. Fa due pezzi. Il problema è che probabilmente non basta sta roba qui. Solo di fare Moval.
Ok. Editto tipo. Scarta la Valchiria e siamo al top deck. E poi appa questo a 5 per ucciderci lei. Questa cosa è ottima. Possiamo farlo anche il turno dopo, però. Recuperiamo le perché dice esatto a 5. Sì, ma tanto poi ce la uccide lì. E poi il turno dopo rifarà questa e riprende i miei angeli, quindi non ne usciamo mica. Non ne usciamo mica. È la festa delle terre, signore e signori, benvenuti. Non lo so, sono 2 giorni che pesco veramente tantissime terre. Tantissime. Adesso sacrifica il Silex, fa quella là e vince. Perché usa i miei angeli per ucciderci. Non penso che ne usciamo, però. Ci provo, ma. È arriva tardi questa. Tanto ho fatto questo per pescare una carta. Ah, vediamo qua. Tutte le terre del mazzo. GG. Tutte le terre del mazzo. Vai. Deve giocare. Che è successo? Ok. Ciao Parrozzo. Proviamo. Vai. Sì, ma questo è un matchup che non vinciamo. Cioè, posso cercare anche di fare più vantaggio carte possibile, ma contro gli Overlord. Ah no, che tra l'altro questa potrebbe essere Otter Ball. Questa è Otter Ball. Sì, questo è Otter Ball. Esatto. No, no, non è Otterball, è Simic Terror. Ok.
Quindi questo adesso entra. E noi non lo togliamo mai più. Ma costa troppo per queste. Cioè, abbiamo queste tre removal in mano e abbiamo trovato questo mazzo qua. Fa fantastico. Mamma mia, che giorni fortunati. Farò questo. No, aspetta. Vai. Terra. Vai pure. Ce l'ha il granchio, sicuro. Boh, persa sempre, credo. Credo di sì. No, no, domani guardiamo tutto il metagame, Hamburger Omane. Però il problema è che lui se lo rimbalza. Lo so, sì, è giusto, se lo rimbalza così lo rifà gratis. E pesca. Via. Non la vinciamo mai. Dai, ultima partita e poi ci salutiamo che devo andare a fare la notte. Ho freddissimo alle mani oggi, è una roba assurda, o che mi sto ammalando. Veramente freddo, sulla mano destra completamente gelida. Completamente. Vediamo, gli angeli non arrivano, non so. Ok. Vai. Massimo iper budget da parte di Oppo, mi sembra. Peschiamo. La borsa dell'acqua calda per la mano? È perché è solo la mano che ha freddo. Ok. Picca.
mouse termico. Dentro per 4 e vinciamo questa partita. Se non fa, bratta. Se fa una creatura, peschiamo. Ok, peschiamo noi, peschiamo la pesca lui. Stiamo pescando una quantità di terra, ragazzi, che boh. Sembrano veramente troppe, però. Sì. È veramente assurdo, comunque. L'unico angelo che non possiamo tirare. Va bene. E non ce l'ho messo il Serafino, perché, ripeto, è il piano B quello. Cioè... Io non vinco di game life, vinco di angeloni in teoria, è quella la differenza, però non sta funzionando. Cioè, vince più di controllo questo mazzo che di altro. Ecco, tipo qua, vedi. Però se è da mettere lo metteremo a questo punto. Secondo me Serafino è diventata un po' una carta vecchia. Cioè, non è abbastanza contro aggro ormai. Vabbè, GG. Opla. Arriviamo a busta? Non penso. Attenzione, keep. Vai. Quanti mono black oggi, tra l'altro? Tantissimi. Beh, togli Get Lost. Tantissimi mono black. Va bene. Sparite le mie terre. Slasher. Sparite le mie terre. Ne ho pescati 100 milioni fino in questo momento. Sparite. Costa 5 quel coso ora. Di split up.
Provo a pescare sperando che non abbia la combo. Ce l'ha. Bello. Guadagno, no? Il problema è che se fa removal siamo morti. Vai. Questo non è removal. Questo mi toglie il tomo. Il tomo, appunto. Godo. Godo parecchio in realtà. Vai. Prego. Puoi fare tutti i danni che vuoi. Sì. Opla! A busta. Boh. Stranissima questa cosa. Però ok. Prendiamo e portiamo a casa. Vai. Grazie per il follow, Leo. Vabbè, qui fa removal su Giada. Anche perché se non lo fa, questo gli dà fastidio. E invece potrebbe non farla, se non ha terra rossa stappata o rimbalzo blu. Sicuramente non blocchiamo. Bella, Leo. Rimbalzo blu? Probabile. Ah, sì, dopo. Quindi Otter Ball confermato. Però in teoria Otter Ball più tu gli dai... Ah no, Simic Flash, cazzo. Allora, combat. Vai. Così. No, no, assolutamente no, Leo. Normalissimo. Normalissimo come tutti. Ci sono di molto molto più forti di me. Può farla, eh? Può già fare sto coso lui. Rimbalza Giada, non questa. Ah, perché non può, giustamente, c'ha Ward. Però mi dà il turno. Mi dà il turno per Authority. Così. Vai. 15-20. Non penso che risolverà mai l'ira da un binger. Da un bringer. Ok. Quindi pesca. Vuol dire che mi lascia gli angeli.
invece no. Però sto cazzo, nel senso che io adesso faccio questo e poi te la vedi tu. Vai. Allora, noi abbiamo Lethal se lui non guadagna vite. Pesca. Ma mettiamo che abbia anche un rimbalzo, un guadagno vite. Ha comunque due turni. Ok. Una vita per noi. Vai. O scomba ora, o deve fare almeno doppio removal. O ne toglie un altro e guadagna due, o non capisco come pensi di... Anche perché deve avere doppio rimbalzo da uno in mano, perché quella lì c'ha Ward. Ok. Quindi me le tappe? Me le tappa, scusate. Me le tappa. Me le tappa. Mi dà due vite. La facciamo questa adesso, eh? È più grossa. Vai. Siamo sempre qui, Oppo. Ok.
prima di iniziare a farmare Dracula, 2 anni fa, facevo letteralmente 4-7 al giorno, anche di più. C'erano delle estati in cui ne facevo tantissimi, tantissimi. C'è ancora il rimbalzo sul suo granchio per tapparmene due? Ok. E quindi hai il granchio in mano che mi tappa queste. Giusto? Per forza. Sì, per forza. Ragazzi, ma quanto è fastidiosa Authority. Ah, non ce l'aveva granchio. Doppio rimbalzino. Uno. E l'altro non c'è. GG. Boh, abbiamo battuto due mazzi in meta, non lo so. Che ore sono? Le 7. Ah, vorrei vedere dove arriva questo Angeli, ma sono un po' cotto. Lo finiamo domani. Lo finiamo domani, sono un po' cotto e poi devo andare a fare la notte. Inaspettatamente a 3. Va bene. Ragazzi, un grazie di cuore a tutti per questa lunghissima live. L'ultima partita con gli Angeli Mono White. Non me lo ricordavo. Ciao Angie, ciao. Ho visto un po' di foto su Instagram. Angie, sei andata in giro, brava, fai bene. Fai bene, fai bene. Attenzione, Angeli parte forte. Ti chiamo Angeli e arriva Angie, cioè i casi strani della vita. Contro Mono Red? Vediamo, non siamo messi malissimo contro Mono Red. Che però potrebbe essere Barn più che Mono Red. E soprattutto dobbiamo arrivare a fare questi. Non è scontato. Sono 3 danni? Sono 3 danni. Ok. Vabbè, facciamo questa. Lui me la butta giù. Il turno dopo togliamo Ered Claw. E vediamo come si mette. Sicuramente questi li prendiamo. Avrà Boros Charm in mano? È morto internet per un attimo. È morto internet per un attimo, ma dovremmo essere tornati. Dovremmo essere tornati. Vediamo se siamo tornati. Siamo tornati? Mi sentite? È morto internet per un attimo. Non so, è da ieri che fa arrabbiare in realtà. Mi scrivete in chat se siamo tornati? Così capisco se almeno sono live. Ok, questo è ottimo. Ok, grazie. Scusate, siamo crashati. Refresciate. Grazie. E qui per Oppo arrivano i dolori. Qui per Oppo arrivano i dolori. Grazie, Joe, grazie di cuore. Buongiorno, grazie mille. Grazie per il 16esimo, grazie di cuore. Oh, è incredibile, ma Mono White Angeli sta spingendo verso un 4. Incredibile. Incredibile. Se smettiamo di crashare, chissà cosa è successo. C'è la linea che anche ieri sera ha fatto molto arrabbiare perché il 5G di Tima a un certo punto impazziva, non so dirvi il perché, ma ieri era così. Ema Oppo contro la 6-6 non vinci mai, te lo dico. Puoi spararmi in faccia tutti.
tutti i pezzi che vuoi, ma con la 6-6. Ciao Davide! Secondo me con sta 6-6 lui non vince mai. Facciamo così. Facciamo così e GG dai. Sono 10 vite in più. Sono 10 vite first strike. Finita troppo. Due danni a noi. Niente, Twitch siamo sicuri che siamo live, ragazzi, perché Twitch non mi sta dicendo niente. Pazzesco. Grazie ragazzi, grazie, perché Twitch è fermo. Secondo Twitch la sessione non c'è, almeno secondo la dashboard. Vediamo se c'è di qua. Ragazzi, dove mi state vedendo? Perché su Twitch io non ci sono. Ok, adesso sono comparso, perfetto, sì, perfetto. No, non c'ero fino a un secondo fa, eh. Cioè, vi confermo che secondo il sistema io non sono online e non ho tempo di sessione, non ho niente. Vabbè, pazzesco. Vabbè, l'importante è che rimanga il VOD. Allora, vabbè, abbiamo trovato V qui, per Angeli finisce. Pazzesco. Io spero che rimanga il VOD. Perché... Ok, sì. Sì. Perfetto, il VOD c'è. Buono. Buono, buono. Adesso sono tranquillo. Perché se non rimaneva il VOD era un casino. Vabbè, qui moriamo male. Perfetto, perfetto. Sì, adesso è tornato tutto. Adesso funziona tutto. Grazie, ragazzi. Oh, Angelotti Mono White è riuscito a fare un 4 in standard, ragazzi. Angelotti Mono White è riuscito a fare un 4 in standard. Sì, adesso funziona tutto. Speriamo non si disconnetta più. Sarebbe un vero peccato se succedesse questo, no? Opla. No, sul play booster non si può riscattare nulla, Usmal. Dovevate prendere i pre-release pack se volevate riscattare delle robe su Arena. Oh, ma doppio Jin risolto con laydown? Sai che non mi fa schifo? Ne rimangono due. Ne rimangono due. Standard, filo. Dopo dobbiamo provare un mazzo che ieri ha fatto una top 8 assurda. Attenzione! Oggi Oppo in vena di tanti regali. E questi sono danni, eh? Guarda Angeli come spinge! Vai! Beh, 4 win non è male, però sono 1400 boost, 1400 gemme su 1500 e hai aperto 4 pacchetti, non è malissimo però il 4 è legend. Non è male per niente in realtà. Combat? Il rimbalzo lo può fare solo sull'overseer. Ah, quick, no, quick è una fregatura. Io non li farei mai quick proprio sulla piattaforma. Quick è un po' una fregatura, sì. Due mana open, può fare counter qua, quindi farò questo.
Cioè, ma sto andando a premio con Angeli Mono White? Stai scherzando? No, non è possibile che Angeli vada a premio in, in standard. Cioè, Angeli a premio in standard è devastante. Quali, di quali mirror stai parlando, però? Aspetta, mi manca un pezzo. Quali mirror dici tu? Perché se mi dici mirror quelli base, no. Come fai a farli come Frogmite? Non li fai mai come Frogmite. Ma, no, ma Frogmite entra a turno 1 o a turno 2? I mirror no. È per quello che ti dico che non li fai mai. Cioè la Frogmite è 100 volte migliore. È più veloce, più sinergica. Beh, almeno io l'ho sempre giocata così, poi non ti so dire effettivamente se c'è tanto di meglio rispetto a Frogmite. Cioè, non so se ci sono caratteristiche di partite più veloci, ecco, dove magari la presenza sul field di una carta come Mir cambia, ma non penso, sai. Non penso. Allora, qui ci facciamo counterare... Terra va bene. Provo a farmi counterare l'ira da un Binger. Per no, anzi no, non è vero. Prima faccio questo. Vediamo se è rimbalzino. Così poi appoggiamo l'ira. Sì. Vai, rimettilo in campo. Noi scryiamo. Buongiorno Manigoldox. Sa quello che lo fa entrare tappato è il top, eh. Abborrente occhio e... E usi le mappe? Come fai a costruirlo Grixis col rosso? Non hai tante risorse sul rosso, eh? Come affinità adesso e come artefatti forti? No. Ma lui c'ha Counterspell. Qui quasi quasi potrei attaccare per brattare. Il problema è che lui c'ha appunto Counterspell. Proviamo a fare così. Dovrebbe counterare. Non countera. Pesco. Tra l'altro si è tolto Soul Partition, come fai a... Vai. Avrà removal su Lira a questo punto. Allora, lui sono avanzati due geni, uno nel cimitero, l'altro nel mazzo. Quindi li conto entrambi come attivi. Li contiamo entrambi come attivi. C'è un'altra Slade of the End. Qui lui può attaccare con occhio, ci farebbe quasi un favore, così proveremmo a fare questo. Ma soprattutto non avrebbe bloccante sui miei volanti, ma non attaccherà mai qui lui.
Non ha senso attaccare qui. Ha più senso quasi che attacchi io. Provi a farmi counterare la seconda lira. Eh già, sì. Sì, sì. Anche perché sono 8 danni se non ha un volante. Oh, ottimo, top, questa pesca anche. Perfetto. Adesso. Counteri questa. Scusami, counteri questa. Abbiamo vinto. Pazzesco, ragazzi. Siamo veramente a premio con Angeli. Siamo veramente a premio con Angeli. Pazzesco. Va bene. Ma devi avere tre volanti, Oppo. Tre volanti o un rimbalzante? La vedo abbastanza dura. La vedo abbastanza dura. Va bene. Quindi avrà anche un rimbalzante. Ma invece no, mette tre volanti giù. Va bene. Però noi abbiamo First Strike. Che dovrebbe essere migliore in teoria. Combat. Sì. Va bene. Perde l'un volante che gli serviva. Così. E così. Vai. E i suoi occhi finché c'è questa lira non attaccano più. Comunque non siamo ancora a premio, pazzesco, si è già ripreso. Però a 17 carte siamo a 61. Ce la farà a farci fuori? Beh, dipende se ha trovato il Gin oppure no e se gestisce l'ira. Ancora meno carte. Adesso il Gin lo rifà a fare commission. Quindi un Gin ce l'ha sicuro. Però finché c'è l'ira. 14? No, 13. Quindi 12 con quella di turno. E invece va a prendere a Borrente. Davvero vuole puntare a vincere di danni? Mi sembra così assurdo provare. O che ce l'ha già qua sotto. 12. Potevi... No, è leggendaria, ragazzi. Ottimo. Boh, passo. Avrà un removal su Lira. Come vince? Come fa 61 danni con... Anzi, 64 se non mi toglie Authority? Boh. Settanta per l'esattezza. Ok. E poi? Sì, ma i volanti adesso, Oppo? Ragazzi, ma non vince più. Cioè, deve avere un remove. Deve avere doppia rimozione in mano. Ho Authority of the Consuls, non ha blocchi. Opla! A premio! Opla! Boh, Angeli a premio. Angeli a premio, boh.
Vai. Buongiorno, buongiorno. Angeli a premio, ragazzi, assurdo. Mono white, tra l'altro. Iceman non è... Come si chiama? Non è un corridore di macchine. Come si chiama? Forse non corre più adesso. Forse è passato troppo tempo. Com'è che si chiamava, ragazzi? Iceman. È Raikkonen, ecco, infatti. Sì. Che se ne tappa due. Vieni, vieni. Devo aspettare un turno. Aia, però sono danni questi, eh. Ci arriviamo in un turno? Non lo so. In teoria sì. Pesco. Vai. Ok. Ci sono un po' di danni, ma brattiamo poi. Il problema è che Squee poi arriva. Quanto sarebbe stata forte Authority qui? Madonna mia. Ma siamo a 7 già. Siamo a 7. Lui ha 4 carte in mano. La vedo tosta. Che perché manca ancora un segnalino sul tomo. Squee? No. Sì, no. Squee è il quarto. Non può. A parte che può fare botto più botto e ha vinto. Aia. Questo è cattivissimo. Quanti? Doppio slickshot e basta? Come si dice dalle mie parti, ciucesi gumbet, cioè succhiarsi i gomiti, perché questo doppio slickshot si schianta contro l'ira, eh. Opla, vai. E poi abbiamo 4 vite di tomo. Vieni, vieni, Slickshot! Vieni! Vieni, vieni, amico! Vieni qua! Vieni, vieni, vieni Q! Adesso fa botto, botto e vince. Non può fare doppio, perché comunque abbiamo Tomo. Quindi al primo botto che spara guadagniamo 4. Vieni, vieni, amico! Vieni su Lira, vieni! Vieni Raikkonen! Vieni! Oddio, schiantarsi Iceman non è bellissimo, però, da dire. No, no, vi tiro tutto. Non è bellissimo da dire. Non ci ho pensato, scusate. Vieni su Lira, vieni. Buongiorno, Thomas. Buongiorno, caro. Tu adesso è tosta, eh. Lira non se l'aspetta mai nessuno. Lira non se l'aspetta mai nessuno. Mi fai vedere anche che avevi una terra in mano? Quindi il turno dopo, perché lui adesso non attaccherà, io devo guadagnare vite per forza, quindi Tomo... No, così! Così! Una lira è contro il piccione! Una carta che può essere bannata contro una carta di side. Aia. A 6. Ma cosa sta succedendo a questo angelo? Vai. Iceman era anche un nick del personaggio di Top Gun. Top Gun, quello originale, spero. Quello bello. Quello con... Oddio, come si chiama quello di Mission Impossible? Era quello di Mission Impossible o era... Oddio, aspetta, eh. Sì, era quello di Mission Impossible. Sì, 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 sì. Sì, sì, era con Tom Cruise. No, Val Kilmer, no! C'era anche Val Kilmer, forse me lo son perso questa cosa. Ci crediamo in questa mano? Sì, ci voglio credere. Perché se Giada rimane giù e arrivano degli angeli, lei li fa diventare enormi. Però contro Domain... contro Domain la vedo dura. Ah, Val Kilmer era l'altro. Ah, ok, ho capito, ho capito. Però si è appena tolto Sunfall. Solo che io ho solo questa creatura che mea.
Ma Val Kilmer, ragazzi, non ha avuto... Perché io me lo ricordo, Val Kilmer, ma... Non ha avuto un problema di salute molto molto grave per il quale è ingrassato, ha avuto dei problemi anche sul lavoro, non ha più recitato per dei motivi... Mi sbaglio? Ah, è lui. No, allora mi ricordavo giusto. Infatti, me lo ricordo che uno degli ultimi film dove stava bene che ha fatto era Il Santo, che è bellissimo come film, ve lo consiglio. E poi non l'ho visto tanti anni dopo, molto molto ingrassato, a fa un cameo in Top Gun, ok. Io mi ricordo aveva avuto dei problemi di salute. Gravi. Basta, quante lande? Quante? Tutte? Le prendiamo tutte le lande? Tutte? Vai. Batman, il Batman di Batman Forever, Val Kilmer. L'unico, tra l'altro, che non hanno chiamato a recitare in The Flash. Brutta storia quella lì, chissà come mai. Tra l'altro hanno chiamato George Clooney, cioè... Tra il Batman di Val Kilmer e il Batman di George Clooney ci sono delle differenze qua. Basta terre! Ma quante terre devo pescare? Che adesso fa Sunfall, tra l'altro, lui. Prende 3 danni di Giada. Quindi non è detto che tu abbia Vratta in mano. Ah, ce l'avrà sicuramente. Devi picchiare la Warner, vacci. Il DC Universe, ragazzi, aveva delle potenzialità incredibili. Perché alcuni film della DC Universe, allora, alcuni sono spazzatura. Altri hanno una profondità, anzi, cercano di avere una profondità. Cazzo, però, vanno a finire veramente in niente. Infatti non fanno più niente. È un peccato, perché, ad esempio, in Batman vs Superman, che in un certo senso è uno dei film più criticati, c'era... una profondità in alcuni personaggi che era importantissima, bella da sentirsi. Sentiva che c'era sotto una scrittura del regista o dello sceneggiatore di turno. Ma porca troia, è finito in niente. È veramente finito in niente. Il personaggio di Lex Luthor era bellissimo. Bellissimo ed è finito in niente. Che tristezza clamorosa. Poi era bello Superman di... come si chiama? Di The Witcher, Ostraga. Questo c'aveva doppio Zuri in cima. Ho visto tutto, Manigo. No, la Director's Cut non è di Justice League. Non è di Justice League, la Director's. Cavill, esatto. Non è della Justice League, la Director. Quella di Zack Snyder, non è la Justice League. No, Luca, dopo dobbiamo provare i mazzi del metagame. Mi ricordo male? Dai, Terra Sunfall hai vinto, Oppo, non puoi perdere contro Angeli. Cioè, se perdi è perché l'hai buttata via all'inizio, eh? Non ci credo. Non ci credo. Ah, ok, allora la recupero. Penso di averlo già visto, ma la recupero. Bellissimo, comunque. Cioè, c'hanno delle profondità i personaggi. Sicuramente sono più profondi di quelli della Marvel. Pazzesco! Un applauso a un mazzo che non può vincere e fa 7! Pensava che ero Mono White Token. Pazzesco! Pazzesco! Cioè, questo evento qui l'avevamo iniziato a caso. Non ci voglio credere. Mono White Angels. Così. Grazie a Foundation. Opla. Quindi, quanti playing points abbiamo dopo aver fatto il qualifier?
Quasi già 40. Mangia di tier 0, chiaro. Quindi possiamo togliere questo mazzo qua che non ha funzionato e dire che il Competitive Angels è questo. Competitive. Questo mazzo qui, ragazzi, ma pensa a te. Ma pensa a te. Ma pensa a te, boh. Sì. Potete togliere magari il Vindicator per mettere questo. Però Vindicator è un ottimo blocco fatto di terzo. Dai, così fai contento il P. Glielo mandiamo in diretta. Glielo mandiamo in diretta. Che lui dice, non ho più Magic, non voglio perdere tempo. Adesso ci penso io, aspettate. Adesso glielo mandiamo in diretta. Ciao P. Sono in live e ho appena fatto 7 in standard con un Angeli Mono White che è un bijou. E la chat giustamente mi ha detto di avvisarti perché sa che tu devi tornare a giocare. E quindi ti aspettiamo. Un bacione. Scusa la domanda, Luca, ma è possibile che per standard fare mazzi budget giocabili che non siano i classici Monored e Boros? Simic Terror. Simic Terror è molto budget. Angeli, hai provato anche Boros? No, l'avevo montato Boros, ma il rosso non serve. Peritorna! Vabbè, per chi ha visto questo video sul tubo, un grazie di cuore. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale. Chiedo scusa per la disconnessione, non è stata roba mia. E ci vediamo al prossimo video. Un grazie di cuore, alla prossima. Ciao!